Lui si chiama Matteo Menesatti, ha 30 anni e quando nel 2018 ha deciso di rilevare il panificio, gli ha lasciato il nome dei proprietari di prima, Pola, un vero e proprio brand a Sondrio in fatto di panini, pizze e focacce. Per non parlare della posizione, centralissimo, a un tiro di schioppo dalla Garberia e dalle scuole di via Cesare Battisti. A questo aggiungiamo pure quella che, se vogliamo, è un'ovvietà. Il pane, anche in tempo di crisi, si venderà comunque, la gente, se deve rinunciare a qualcosa, rinuncia ad altro. Tutto vero, ma forse è proprio per questo che Matteo qualche giorno fa ha spiazzato tutti con il suo annuncio. Ho malincuore, ho scritto un post in cui informavo la gente che il negozio è in cerca di un nuovo proprietario. Una decisione sofferta, ma presa sulla scorta di numeri che parlano fin troppo chiaro. Noi abbiamo tutto naturalmente elettrico. Le ultime bollette che abbiamo ricevuto sono 2007, 3004 l'ultima. Dopo 2 anni di pandemia, 2 anni in cui il panificio, a differenza di tanti altri negozi, non ha mai chiuso, la situazione comunque è cambiata. Più che mai in questo inizio 2022, in cui le quarantene legate alla variante Omicron hanno letteralmente vuotato le strade. La gente che gira per Sondrio in questo momento è molto diminuita, i nostri numeri sono calati quasi dei 2/3, stiamo lavorando con 1/3 delle persone al momento, sempre a nostro sfavore ci sono gli aumenti, come ho detto prima, di corrente, luce e gas, ci sono gli aumenti delle materie prime, quindi un sacco di farina costa quasi il 40% in più. E io ho fatto un paio di settimane in cui guardando quello che è il mio lavoro, quello che sono poi le entrate, mi sono reso conto che non ha molto senso andare avanti in questo modo. Pizze, focacce, brioche, biscotti, anche la didattica a distanza, per un panificio che con le scuole vicine ha sempre lavorato benissimo, è stata un'altra mazzata. Nel nostro piccolo di Sondrio, che siamo noi 4 anime, iniziano a togliere le scuole, iniziano a togliere gli uffici, per Sondrio non gira più nessuno. Turisticamente sappiamo com'è, non possiamo neanche lavorare sul passaggio, pochissimo. Emblematico poi il discorso di Matteo sugli scontrini. Sul giornaliero battevamo intorno ai 450-500 scontrini al giorno. In questo momento, come vi ho fatto vedere, mezza giornata siamo sui 200. Il pomeriggio non mi permette di arrivare ai numeri di una volta. Le spese, quelle che ci sono fisse, mensili, ormai sono arrivate a livelli insostenibili. Matteo è rimasto piacevolmente sorpreso delle reazioni al suo post su Instagram, ma sulla sua scelta di cedere l'attività non pare intenzionato a tornare indietro. E questo riscontro di gente che mi ha scritto, che mi ha detto no dai non mollare, tieni duro, mi ha fatto piacere perché vuol dire che tutto sommato quello che stiamo facendo è buono. Purtroppo io non sono in questa attività da solo e mi ritrovo a dover gestire tutto, e avendo 3 dipendenti, che sappiamo tutti che il costo del dipendente qual è una spesa ingente. Quindi io sono aperto a qualsiasi proposta di gente interessata, però se è difficile, non so se è irreversibile.